Abbiamo lavorato per un giorno nel laboratorio di Enrico Porzio. Abbiamo trovato qualche segreto e oggi proveremo a replicare la sua ricetta a modo nostro. Ma per replicare la sua ricetta avremo poi bisogno di cuocere la nostra pizza in maniera lenta, docile e mai aggressiva. Ed è per questo che oggi proveremo il nuovo P134H di F1. Ma vediamo che cosa c'è dentro. Nel nostro set voi siete già abituati a vedere il P134H. Eccolo qui. In realtà i due forni sono abbastanza simili, anche se questo qui è più alto e quindi ci permette anche di cuocere pane oppure prodotti più alti come, che ne so, il panettone o la colomba. Allora, innanzitutto vi posso dire che già tutto il cartone pesa abbastanza, siamo intorno ai 30 kg. E la prima cosa che si trova è il biscotto, che poi non è altro che questa pietra d'argilla artigianale che ci permetterà di ottenere delle cotture omogenee nella parte di sotto della pizza. Questo supporto qua è fatto dello stesso materiale di cui è composta la base dei forni professionali, proprio il supporto professionale per eccellenza per cuocere le pizze. Allora, eccolo qua, il P134HA della linea Easy Pizza. Come si può vedere dai termostati qui, questo qua arriva a 509 gradi di sopra e 509 gradi di sotto. Poi in realtà l'utilizzo di questi forni è veramente molto semplice, nel senso che ti basta impostare la temperatura desiderata della parte di sopra, quella lì desiderata della parte di sotto e accendere. Cioè, proprio semplice semplice. All'interno arriva imballato in questo modo. C'è questo cartone da togliere. Ci sono le istruzioni che noi useremo. Arriva con la sua pietra refrattaria di serie, che in questo caso noi non utilizzeremo, e potete o togliere questa oppure poggiare direttamente il biscotto sopra la refrattaria. In questo caso lasciamo la pietra sua originale e la refrattaria la poggiamo sopra per diminuire un attimo le dimensioni della camera. In questo modo inforniamo la pizza un pochino più vicino alle resistenze superiori. La presa è una classica presa asciugo. Vi faccio vedere le differenze col fratello minore. A parte alcune differenze minori a livello estetico, per esempio, qui c'è il logo F1, così, e qui c'è così. Qui ci sono disegnate le temperature direttamente qui sopra, mentre di qua sono sopra ai termostati. A parte queste micro differenze estetiche, i due forni sono gli stessi. Ci sono due cose che li differenziano. La prima, ovviamente, è quella lì che più salta all'occhio, è la dimensione, questo qui è molto più alto, si possono fare dei prodotti molto più grandi all'interno. E l'altra, che pure è una grandissima differenza, sono quei 50 e passa gradi di temperatura. Questo qui arriva a 450, questo qui arriva a 509. La prima volta che lo accendete va fatto un rodaggio del biscotto. Vuol dire che il biscotto va fatto evaporare in modo da eliminare tutta l'umidità che c'è all'interno. Quindi evitiamo di spaccarlo in cottura. Per fare il rodaggio basta tenerlo circa un'ora a 200-250 gradi e poi dopo potete sbizzarrirvi come volete. Ma arrivati a questo punto è giunto finalmente il momento di parlare dell'impasto. Ovviamente, essendoci trovati nella sua pizzeria, abbiamo approfittato per rubare qualche segreto. Infatti, perché da quello che abbiamo capito, Porzio utilizza un prefermento. Sì, che poi è un prefermento un po' particolare, nel senso che è una sorta di biga, però forse un pochino più idratata, si avvicina quasi ad uno sponge, una consistenza molto spugnosa che sarebbe interessante replicare. E un'altra cosa particolare che non ci aspettavamo è l'utilizzo di farine semi-integrali all'interno del suo impasto, che tendono a dare una botta di sapore assurda. Quindi che farina usiamo per questo video? Non una farina, ma la farina di Malati di Pizza. Eccola qua. Signori, è un progetto a cui stiamo lavorando da un po' di tempo. È quasi un anno ormai. Sì, infatti cazzo, è vero, è trascorso un anno. Come è nato questo progetto? Abbiamo girato l'Italia. All'interno dei nostri giri per l'Italia abbiamo conosciuto una realtà bellissima, che è quella di Agricola Piano. La cosa figa di questa azienda è che lavora solamente grani italiani, esclusivamente pugliesi. E poi immagina tutto il chicco. Infatti è una farina con germe di grano e senza additivi di alcun tipo. Questa cosa qua c'ha due lati. Da un lato sicuramente andate a mangiare un prodotto più saporito, più profumato, più salubre. Dall'altro lato però abbiamo delle scadenze più corte. Abbiamo circa 6 mesi di scadenza. È una farina di tipo 0 che abbiamo denominato mediterranea, proprio a ricalcare il fatto che si tratta di grani del sud Italia, con un W di 260-290. Una farina di media forza, quelle lì che piacciono a noi. Penso che vi abbiamo detto più o meno tutto su questa farina. Adesso sarà interessante vederla allora.
l'opera. Già vi dico però che se volete acquistarla trovate il link nella descrizione di questo video. Però questo qua è una sorta di primo test per noi, perché è la prima volta che ci confrontiamo con una ricetta che non è nostra, è tipo di Porzio, cioè almeno dovrebbe essere tipo quella di Porzio, quindi vediamo come va. Iniziamo ad impastare. Come prima cosa dobbiamo creare il nostro prefermento, che sarà abbastanza particolare. Utilizziamo infatti 300 g di farina tipo 1 per dare gusto e aromi più intensi alla pizza, proprio come quella di Porzio. Insieme alla tipo 1 andiamo ad utilizzare 200 g di farina 0, ossia la nostra mediterranea. Poi servono 300 g di acqua, va benissimo a temperatura ambiente, ed infine 3,5 g di lievito fresco. Preparati gli ingredienti, inseriamo entrambe le farine in una ciotola e diamo una mescolata. Sciogliamo il lievito nell'acqua per poi versare il tutto nella ciotola. A questo punto possiamo iniziare ad impastare. All'inizio basta mischiare grossolanamente gli ingredienti. E come appena l'impasto acquisisce un po' di consistenza, possiamo prendere a lavorarlo con le mani. Alla fine otterremo un impasto molto grezzo, anche un po' grumoso. La maglia glutinica c'è, ma non è ancora del tutto strutturata. Insomma, è un impasto che però non ci ha creduto fino in fondo. Ma va benissimo così. Quindi mettiamo direttamente il nostro preimpasto in frigo, dove riposerà dalle 16 alle 18 ore. Trascorse almeno 16 ore, guardate come si presenta il nostro preimpasto. Ha assunto la stessa consistenza spugnosa di quello che abbiamo visto da Porzio. Prepariamo quindi gli ingredienti per l'impasto finale. Anzitutto mettiamo da parte il nostro preimpasto, ovviamente. Poi ci servono 500 g di farina di media forza, in questo caso la nostra mediterranea, 20 g di sale ed infine 1,5 g di lievito fresco. Stavo dimenticando l'acqua, l'impasto di Enrico è un impasto abbastanza idratato. Quindi faremo un impasto al 75% idratazione. Per cui ai 300 g di acqua presenti nel preimpasto dobbiamo aggiungere altri 450 g di acqua. Iniziamo con l'inserire il preimpasto direttamente nell'impastatrice. Aggiungiamo i 500 g di farina. Sbricioliamo 1,5 g di lievito direttamente nella farina. E a questo punto possiamo iniziare ad impastare, facendo miscelare gli ingredienti tra loro a bassa velocità. E poi possiamo iniziare ad inserire l'acqua. Non tutta però, teniamoci da parte 150-200 grammi. Dopo 10-12 minuti l'impasto inizierà ad acquisire consistenza, quindi possiamo mettere la restante acqua poco per volta. Poi inseriamo i 20 grammi di sale e per finire l'ultima parte di acqua. Per completare l'impasto ci vorranno 15-20 minuti in totale e alla fine avrà questo aspetto. Come vedete, l'impasto è ben incordato, si stacca bene dalla vasca e non appiccica minimamente alle mani. Guardate che bella maglia glutinica ha acquisito questo impasto, un'estensibilità pazzesca. Una volta rimosso tutto l'impasto dall'impastatrice, possiamo immediatamente procedere alla formatura dei panetti. Esattamente come Enrico, faremo dei panetti del peso di 260-270 grammi, che poi lasceremo riposare coperti per 5 ore a temperatura ambiente. Ma a quanto pare pure per la stesura utilizzeremo una farina nostra, in questo caso la nostra semola, la pugliese. Non mi dilungo troppo sulle caratteristiche, vi dico soltanto che è una semola impressionante, anche se oggi la useremo solo per stendere. Guarda quanto è bello il nostro panetto dopo 5 ore a temperatura ambiente. Guarda che bel colore proprio che c'ha. Andiamo a metterlo sulla semola. Questo qui è tutto l'effetto della nostra lievitazione. C'ha un profumo questa farina. Ho l'impasto al 75%, è molto delicato, quindi ci andiamo veramente con calma. Queste qui comunque sono delle farine particolari da utilizzare, quindi vanno maneggiate con cura. Eccola qua, si allarga veramente con pochissimi tocchi. L'impasto fa esattamente quello che voglio, perfetto. Le devo dire che la persona ha fatto un impasto, è stato bravo. Per iniziare ci facciamo la nostra bella margherita di rito. La margherito. Ok, mettiamo giusto un pochino di fior di latte e un goccio d'olio. Possiamo metterla in forno, poi dopo metteremo pure un po' di basilico. Oh, questa qui non è una pala che utilizziamo spesso. È una pala cinese che ho pagato tipo 14 euro su AliExpress. Ma è una delle pale con cui mi trovo meglio. È veramente comoda. E tra l'altro è delle dimensioni perfette per l'F1, un po' più piccolina. La nostra margherita è pronta, la possiamo infornare. La pietra è intorno ai 400 gradi. Come vedete, al centro ho fatto un bollone, colpa mia perché non ci ho messo abbastanza mozzarella. Siamo adesso a 50 secondi ed effetto una girata, anche se in realtà è praticamente
già pronta questa pizza. Gli faccio una girata. E la rimettiamo dentro. È passato a questo punto un minuto e ormai ci siamo quasi. Vado. Eccoci qua, ci siamo. Guarda qua che bel colore. Dai, come primo test ci sta. Sviluppare è sviluppato. La vogliamo aprire, vediamo com'è. Io, nonostante le farine poco raffinate, comunque riesce a sviluppare. Vabbè, io direi che mi assaggio la margherita di test. Anche sotto la cottura, come potete vedere, è perfetta. La pizza è veramente morbida. C'ha un velo di croccante lungo tutta la superficie. Veramente molto buona. Ma adesso ne facciamo un'altra. Giusto il tempo che mi finisco questa, ma ne facciamo un'altra. Allora, andiamo a fare questo secondo test. Adesso la voglio stendere veramente in maniera perfetta. Vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Il nostro impasto, essendo un 75% di idratazione, devo dire che è veramente morbido, come vedi. Quindi non torna mai indietro, segue tutti i movimenti che fanno le mani. Proprio una bella consistenza, è morbidissimo. Adesso completiamo la stesura così sui pugni. Più o meno direi che come dimensioni già ci siamo. Ci andiamo un attimo ad aggiustare pure la circonferenza per ottenerla più tondeggiante possibile. Pomodoro, stavolta ne mettiamo un po' di più, diciamo uno e mezzo. Eccoci qua, questa qui è la quantità perfetta. Mettiamo una bella manciata di fior di latte, questa volta un pochino più abbondante di prima. Mettiamo dappertutto in modo che poi non gonfi centralmente. Ok, direi che così va più che bene. Consueto goccio d'olio. Mettiamo giusto un velo di semola sulla pala. E poi pinziamo e impaliamo. Cerchiamo di farla bella tonda. Vedi perché ho studiato il design, vince. Tra l'altro devo dire una cosa, preferisco la versione alta per infornare, perché la camera, essendo più alta, ci permette un attimo di giostrare meglio la pala. Andiamo ad infornare. One shot. Sono passati adesso 30 secondi. Come puoi vedere, nonostante che sia alto, non si sente la mancanza del forno a camera più bassa. Innanzitutto questo qui ha ben 60 gradi in più. Poi, come potete vedere, cuoce perfettamente. Diamo una girata dopo un minutino. Allora, la nostra prima prova, abbiamo impostato entrambe le manopole al massimo. Come potete vedere, in giusto 90 secondi, proprio il tempo ideale per la cottura di questa pizza, ci siamo. Guardala, 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 che bella. Allora, andiamo a completare con un po' di basilico. Allora, faccio vedere un po' di cose. Innanzitutto la colorazione. Come potete vedere, come ci abbiamo messo una buona percentuale di tipo 1, il colore alla fine della cottura risulta un po' più marroncino rispetto alle nostre solite pizze. Come la struttura del nostro cornicione, molto 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 bella. Si vede pure da qui, si vede la tipo 1 all'interno del cornicione. Vedete che ci sono questi puntini all'interno. Raggiungere questo livello di alveolatura con una tipo 1 è veramente tanta tanta roba. Guarda pure la cottura sotto com'è, veramente un'ottima, ottima cottura. Test principale. È buonissima proprio per il sapore che ha l'impasto. Consistenza incredibile, ma il sapore è veramente tanta, tanta roba. Non è uguale a quella di Porzio. Secondo me questa qui è ancora più carica di sapore. Soprattutto l'impasto è ancora più carico di sapore rispetto a quello di Porzio. Averla cotta in un forno elettrico ci avvicina come consistenza al concetto di pizza di Porzio, no? Lui le cuoce in maniera molto più docile, lenta ma è aggressiva rispetto alla napoletana classica, e quindi raggiungono questa consistenza un pochino friabile all'esterno, sempre molto morbida soprattutto il centro della fetta. Secondo me ci sta veramente alla grande. Sono veramente contento del risultato raggiunto. C'è Maricerica, che ne pensiamo? Gliela porziamo?